Si dicono che le parole della Yellen spingono l'Asia al sostegno all'economia da parte della Fed. Si aggiunge la rinnovata speculazione sulla presentazione di un piano di riforme in Cina. La Commissione europea muove pesanti rilievi sulla legge di stabilità e sul debito italiano. Sale lo spread, dagli Stati Uniti deludono i dati sulla produzione industriale, ma Wall Street mette a segno nuovi record. Le parole di Janet Yellen su prosecuzioni o precuzione degli stimoli all'economia finché questa non sarà forte abbastanza, prima anticipate e poi ufficialmente pronunciate in un'audizione alla Commissione del Senato americano, che dovrà confermare la sua nomina a capo della Fed per il dopo Bernanke. Poi Bernanke hanno avuto il loro secondo giorno di effetti sui mercati all'effetto di Yellen, no? Si unisce una nuova speculazione sulla Cina. Il plenum del Partito Comunista, che adesso ha aperto l'importanza del mercato per Pechino, aveva però deluso per la mancanza di dettagli sul programma di riforme che dovrebbe liberalizzare l'economia del gigante asiatico. Ora, come sostiene anche Morgan Stanley, gli analisti si attendono nel giro di una settimana, massimo 10 giorni, un piano più dettagliato. In Europa invece pesano i giudici della Commissione sui progetti di bilancio degli Stati membri. All'Italia e alla Spagna sono andati richiami consistenti, che per Roma riguardano soprattutto la necessità di ridurre il debito e hanno come corollario l'impossibilità di sfruttare investimenti aggiuntivi garantiti dall'uscita dalla procedura per deficit eccessivo. Su questo, Wall Street continua sulla falsa riga di ieri, quando ha aggiornato nuovi record. Alla chiusura dei mercati europei, il Dow Jones sale dello 0,3%, supera per la prima volta quota 15.900 punti. L'S&P e il Nasdaq seguono al 0,1%. Dal fronte macroeconomico è arrivato il calo oltre le attese dei prezzi dell'import, 0,7 negativo a ottobre, e il crollo dell'indice Empire State sull'attività manifatturiera di New York arrivato a quota negativo 2,21. L'aspettativa per le riforme cinesi accende i listini dell'area Asia Pacific, dove salgono 5 azioni per ogni titolo in ribasso. La borsa di Tokyo, per esempio, ha chiuso in rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato l'1,95, superando quota 15.000 punti per la prima volta da quasi 6 mesi. Grazie all'indebolimento dello yen, bene, anche l'indice più stesso Topix, che è salito del 1,68 a 1.231 punti negli Stati Uniti, mentre in Europa si chiudono le contrattazioni e il petrolio sale 0,4% con il contatto a dicembre del greggio al 94,1 dollari al barile, l'oro invariato a 1.287 dollari l'oncia. Su tutto questo speriamo che il mercato salga migliore e che avremo un migliore anno. Grazie e contattaci se volete.